Ciao a tutti, oggi parliamo del Jonway MGS eSport. Ha le linee di uno scooterone e anche le prestazioni di uno scooterone, perché raggiunge i 130 km orari. A spingere così forte è un motore brushless con una potenza di 10 kW e un picco di 18,7. Il motore è integrato all'interno della ruota posteriore ed è alimentato da una batteria agli ioni di litio da 6,7 kWh. Pensate che pesa 62 kg solo la batteria. Si ricarica collegandola direttamente alla rete domestica. Non c'è bisogno del caricabatterie visto che il caricabatterie è già integrato nello scooter. Parlare di autonomia è sempre complicato, specialmente quando in gioco ci sono potenze di questo calibro, perché tantissimo dipende dall'utilizzo che se ne fa. L'autonomia dichiarata dal costruttore è di 110 km. Noi con un utilizzo prevalentemente urbano, a parte un paio di puntate fuori Milano, abbiamo fatto 75-80 km. Prima di salire in sella e vedere come va, vi do giusto un paio di numeri. Allora, le ruote sono da 14 pollici, freni a disco da 240 mm all'anteriore e 220 al posteriore. L'altezza della sella da terra è di 80 cm e il peso complessivo è di 200 kg. La posizione di guida è quella classica della maggior parte degli scooteroni, si sta comodi e la sella è accogliente, permette anche di perdonare qualche incertezza delle sospensioni. Sotto la sella c'è spazio per un casco e se siete campioni di Tetris forse si riesce a incastrare anche un secondo jet, purché di ridotte dimensioni. Oltre allo spazio sottosella troviamo anche altri due vani portoggetti. Quello a sinistra ospita anche lo spinotto per la ricarica. I fari sono full LED e illuminano veramente molto bene. Il cruscotto è digitale, racchiude tutte le informazioni di guida. Piccolo neo però, manca il calcolo dei chilometri residui. Infatti la carica della batteria è espressa solo da queste tacchette. Passando alle doti dinamiche, iniziamo dalla frenata, che è piuttosto buona, anche se non particolarmente incisiva. Tutto sommato i due freni a disco lavorano però davvero bene, anche grazie al CBS, il sistema di frenata combinata. Sul fronte opposto invece l'accelerazione, che è un po' il tallone d'Achille del Jonway MGS eSport, perché la potenza del motore, che è davvero tanta, arriva tutta e subito con un on-off abbastanza fastidioso. Quando si parte da fermi si è costretti a inserire la mappatura più dolce delle tre a disposizione per non avere quella sensazione che lo scooter ci sfugga dalle mani. A proposito di mappature, abbiamo detto sono tre più la retromarcia. La numero 1 eroga il 50% della potenza e limita la velocità a 50 km orari. La numero 2 utilizza il 75% della potenza, limitando la velocità a 95 km orari. E la numero 3, quella più potente, utilizza ovviamente al 100% il motore, limitando la velocità a 130 km orari. Per chi volesse ancora più spunto, c'è il tasto Boost, che fornisce un 10% di potenza ulteriore per una durata di 20 secondi. Questo ci permette di avere un 10 km orari di velocità in più. È utilizzabile però solamente ogni 90 secondi. Una volta in marcia il Jonway è davvero molto stabile, non ci ha mai messo in difficoltà neanche nelle andature più sostenute. Quello che ci è piaciuto meno invece è la reazione dell'avantreno, che risulta un po' pesante e a volte tende a chiudere. Abbiamo detto praticamente tutto tranne il prezzo. Il Jonway costa 7.299 euro ed è disponibile in bianco o in nero. Questo è il Jonway MGS eSport. Continuate a seguirci sui social di moto.it, a leggerci su Elettrico e se avete delle domande lasciatele qui sotto. Ciao a tutti!